Una delle attività che amo più fare in assoluto è quella di ricerca, un'attività che può essere svolta veramente in tante modalità diverse e che è adatta ad ogni tipo di cane. In questo video ti parlerò di come impostare le tue prime piccole attività di ricerca e soprattutto come impostare il segnale cerca. Il fiuto è uno dei sensi principali con cui il cane esplora e conosce il mondo. Per lui è indispensabile annusare e ha una capacità olfattiva immensamente più elevata della nostra. Ti basti pensare che se noi abbiamo circa 5 milioni di recettori olfattivi, il cane ne ha circa 300 milioni. Insomma, per farti capire meglio, se cuciniamo una torta noi ne sentiamo semplicemente il dolce aroma. Il cane invece ti saprebbe elencare ogni singolo ingrediente utilizzato. Dal punto di vista del cane, quindi, il mondo è anzitutto un mondo di odori. Per questo è molto importante, anche durante le passeggiate, dargli tutto il tempo di annusare in giro. Tuttavia possiamo permettergli di esercitare ulteriormente questo suo senso prediletto proponendogli anche delle attività di ricerca da fare insieme. In questo modo avremo l'occasione di entrare un po' nel suo mondo, di condividerlo un po' con lui e di appagarlo in modo particolare. Vediamo come fare e te lo spiegherò in quattro fasi. Fase numero 1. Dai un significato alla parola cerca. Il tuo obiettivo inizialmente deve essere quello che il cane attribuisca un significato specifico alla parola cerca. L'unico prerequisito necessario è che il tuo cane sappia fare molto bene il resta. Se così non fosse, esercitati su questo segnale e se ti può essere utile, dai un'occhiata al video appositamente dedicato. Fatta questa debita premessa, posizionati in un luogo tranquillo dove il cane non abbia distrazioni. Prendi una manciata di bocconcini, posizionati di fronte a lui e chiedigli il resta. A quel punto lancia un bocconcino e mentre lo lanci pronuncia la parola cerca. Mi raccomando, all'inizio lancia il bocconcino davanti al cane e poco distante da lui. Consentigli di andare a mangiare il bocconcino e non appena l'avrà mangiato, lanciane un altro pronunciando sempre la parola cerca. Ripeti l'esercizio fino a concludere i bocconcini che avevi nella mano. Successivamente ripeti l'esercizio cercando però di lanciare i bocconcini in direzioni sparse, purché siano sempre ben visibili e velocemente reperibili dal cane. Mi raccomando, usa sempre un tono giocoso e positivo, perché la cosa importante è divertirsi. Fase numero 2. Imposta delle prime e piccole ricerche. Una volta condiviso il significato della parola cerca con il tuo cane, puoi iniziare ad impostare delle piccole ricerche che all'inizio dovranno essere molto semplici. Come prima, quindi, chiedi il resta al cane. Allontanati poi di qualche passo. A un certo punto fermati e posiziona un bocconcino per terra. All'inizio il bocconcino non deve essere troppo distante e soprattutto deve essere ben visibile. Quindi torna dal cane, digli bravo per aver aspettato e dopo un paio di secondi circa invitalo ad andare verso il bocconcino pronunciando la parola cerca. Appena lo trova e lo mangia, digli bravo. Ripeti l'esercizio almeno una decina di volte e mi raccomando, fai sempre attenzione al tono della tua voce. Aumenta se vuoi anche il numero di bocconcini. La cosa importante è che siano sempre ben visibili e non molto distanti. Fase numero 3. Nascondi il premio e aumenta la difficoltà. Man mano che vi eserciterete, divertendovi, il cane avrà sempre più chiara la dinamica dell'attività e sarà sempre più in trepidante attesa del tuo cerca. Bene, è proprio a questo punto che puoi iniziare a complicare un po' le cose. Puoi quindi iniziare a nascondere il bocconcino. Le cose importanti in questo caso sono due. 1. Che il bocconcino non sia più visibile. 2. Che il cane ci possa però vedere chiaramente mentre lo nascondiamo. Chiedi quindi al tuo cane il resta. Prendi un bocconcino e vallo a nascondere in un posto che all'inizio non sia né troppo lontano né troppo difficile da trovare. Puoi per esempio nasconderlo dietro la gamba di una sedia, dietro un mobile oppure dietro un vaso. Torna dal cane e invitalo a cercare pronunciando la parola cerca. E mi raccomando, dagli il tempo che gli serve per trovare il bocconcino.
Successivamente, man mano che il cane diventa più abile, potrai anche aumentare il numero di bocconcini e passare anche a nasconderli in luoghi in cui il cane non ti vede. Puoi quindi chiedergli di aspettare in una stanza, andare in un'altra, nasconderli, tornare da lui e invitarlo ad andarli a cercare. Questa cosa la puoi fare anche all'esterno, utilizzando dei posti che siano ovviamente fuori dal suo campo visivo. Mi raccomando, ricordati sempre di lodarlo dicendogli un bel bravo ogni volta che trovi i bocconcini. Fase numero 4. Inserisci delle variabili. Man mano che il cane diventerà sempre più bravo, puoi davvero sbizzarrirti nelle modalità di gioco. Puoi nascondere dei bocconcini sotto un recipiente che il cane deve riuscire a sollevare per poterli prendere. Oppure ancora, quando ti trovi all'aperto e sei nella condizione di poter liberare il tuo cane in sicurezza, puoi chiedere il resta, allontanarti da lui facendo cadere di tanto in tanto dei bocconcini, tornare da lui e chiedergli di andare a cercarli. Insomma, le variabili possono essere tantissime. Oltretutto anche le cose che possiamo nascondere possono essere tante. Non restare quindi ancorato al cibo, ma una volta che il segnale sarà ben impostato, puoi per esempio passare a nascondere degli oggetti, come per esempio la pallina, che non per forza deve essere sempre solo lanciata. La dinamica è la stessa. Chiedi al tuo cane quindi il seduto e chiedigli poi il resta. L'unica differenza è che prima di andare a nascondere l'oggetto puoi farglielo annusare. Una volta che l'avrà trovato, il premio sarà proprio il gioco e continuare a giocare con lui. Uno strumento assolutamente idoneo ad essere inserito nelle attività di ricerca è il dummy. È una specie di astuccio in cui si possono inserire dei bocconcini. Di questo strumento avevo già detto giusto qualcosa nel video appositamente dedicato a Resta. Questo strumento ci permette di incentivare la collaborazione tra noi e il cane, perché una volta che il cane l'avrà trovato, avrà bisogno del nostro aiuto per riuscire a mangiare i bocconcini nascosti al suo interno. La prima cosa da fare in questo caso è far conoscere l'oggetto al cane, quindi lasciaglielo per terra, fai in modo che lo annusi, che lo esplori. Dopodiché prendilo e incomincia a mettere all'interno dei bocconcini. Mettiti magari seduto per terra e fai in modo che il cane ti veda mentre metti dei bocconcini all'interno. Dopodiché offrilo al cane in modo tale che possa prendere questi bocconcini e se dovesse avere difficoltà a prenderli, aiutalo tirandoli fuori tu dall'astuccio. Dopodiché inizia a impostare delle ricerche che dovranno però essere semplici, quindi metti il dummy poco distante dal cane e in bella vista. In questo modo il cane sarà agevolato nel capire il meccanismo e quindi che l'oggetto deve poi essere riportato a te per poter prendere i bocconcini all'interno. Anche in questo caso la dinamica non cambia. Chiedi quindi il seduto e il resta al tuo cane, allontanati, posizioni il dummy, torni dal tuo cane, lodandoti con lui perché ti ha aspettato e dopo qualche secondo lo inviti ad andare alla ricerca del dummy. Aspetta che lo trovi e non appena l'avrà trovato, digli un bel bravo e accovacciati. In questo modo il cane sarà ancora più incentivato a tornare da te. Non appena il cane prende il dummy in bocca, subito dopo il bravo puoi pronunciare la parola porta. E non appena il cane arriva da te, dopo un altro bel bravo, apri il dummy e offrigli i bocconcini. Successivamente, man mano che il cane diventerà sempre più abile, potrai nascondere il dummy anche in luoghi molto distanti da lui e fuori dal suo campo visivo. Bene, adesso hai tutte le principali informazioni per impostare le tue prime attività di ricerca. Ma prima un paio di indicazioni. Quando il cane parte in ricerca, mi raccomando, stai sempre dietro di lui e stai in silenzio. Non continuare a ripetere la parola cerca. Grazie al suo olfatto, il cane sa molto meglio di noi cosa deve fare. Solo se dovessi vedere che a un certo punto il cane si trova in difficoltà, tanto che sta per mollare l'attività di ricerca, puoi allora intervenire per aiutarlo, pronunciando magari giusto un'altra volta la parola cerca e soprattutto aiutandolo nell'individuare la direzione giusta. Dovrai quindi indicargliela col tuo corpo attraverso testa, spalle e piedi, voltandoti verso la direzione dell'oggetto nascosto. Siamo arrivati alla fine di questo video, sono proprio curiosa di sapere come andrà. Fammelo sapere nei commenti, soprattutto se dovessi avere difficoltà.
Sono sicura comunque che vi divertirete tantissimo. Giocare attraverso l'olfatto con i cani è davvero un'attività coinvolgente che amo profondamente, anche perché nonostante vi siano sicuramente delle razze più predisposte rispetto ad altre, questo genere di attività è stimolante per tutti. Inoltre hanno la capacità di impegnare il cane, il quale si dovrà concentrare in modo particolare facendo però qualcosa che appartiene alla sua natura e lo appaga pienamente. A fine attività il cane sarà infatti rilassato e gratificato. Se non hai mai svolto attività di questo tipo, il consiglio è comunque di partire da qualcosa di più semplice. In questo canale abbiamo un'intera playlist dedicata proprio alle attività che puoi svolgere con il cane, ti consiglio di iniziare dal seduto. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale, clicca sulla campanella per attivare le notifiche e non perderti i prossimi contenuti.